Presentiamo il prossimo panel che abbiamo toccato in qualche modo poco fa parlando di infrastrutture e di ferrovie, vero? Esatto, infatti abbiamo il concetto di metaverso e mobilità a cura di Ferrovie dello Stato. Allora invitiamo sul palco e chiedo sempre un forte applauso perché abbiamo Luca Bacastrini, coordinamento Ferrovie dello Stato, MOS e appunto Ferrovie dello Stato, SPA e il prof. Mario Tartaglia. che è in collegamento invece. Dovremmo Esatto, avere in in collegamento collegamento. Tartaglia e qui Bacastrini, eccolo qua. Grazie, sono Luca Lasciamo a Beccastini. voi la parola. Grazie mille, grazie. Buongiorno di nuovo, sono Luca Beccastini di Ferrovie dello Stato Italiane e mi occupo del coordinamento delle attività di ricerca nell'ambito del Centro Nazionale di Mobilità Sostenibile, quindi un'attività che coinvolge attualmente circa 10 società del gruppo. Qualcuno potrebbe meravigliarsi di trovare ferrovie in un contesto del genere, visto che fino ad ora più di una volta si è detto che il metaverso dovrebbe azzerare le distanze spaziali. In realtà, dalle nostre considerazioni in ambito di ferrovie, siamo arrivati a conclusioni un po' diverse, a considerazioni un po' diverse. È per questo motivo che chiedo appunto a Mario Tartaglia, che è il responsabile di FS Research Center, di accompagnarmi sul palco. Mario, ci sei? Mario? Mario, mi senti? Ciao Luca, Mario, sono dove qui. sei? Ciao Luca, sono qui, non mi vedi? No, non ti vedo. Dove sei? Ma sono qui nel metaverso, ma non era qui il festival? Ciao Mario, era sul metaverso, non nel metaverso. Abbiamo forse avuto un fraintendimento. Ops. Beh, però a questo punto possiamo continuare da qui, vero? Vabbè, sì, continuiamo pure così allora, visto che mi sembra abbastanza adeguato questa tua forma di presentazione. Allora, dicevo Mario, ho fatto una breve introduzione in cui dicevo appunto che circa, anzi da un sondaggio che abbiamo visto proprio all'inizio, circa il 30% delle persone intervistate hanno dichiarato che il metaverso dovrebbe azzerare le distanze spaziali. Ecco quindi la prima domanda che ti faccio è: ma allora metaverso e mobilità sono antitetici? Beh, in realtà, fin dai primordi l'uomo ha cercato di scambiarsi delle informazioni attraverso metodi a distanza. Pensiamo ai segnali di fumo, ai tam-tam, ai segnali con le bandiere, per esempio. In qualche maniera voleva evitare di spostarsi. Dopodiché, con le invenzioni dell'ultimo secolo e mezzo, dal telegrafo alla radio, alla televisione, al web, l'efficacia di questi strumenti è diventata sempre migliore. E se andiamo a cercare nei romanzi di fantascienza, per esempio, ho varie allusioni al fatto di poter vivere a distanza e parlare e scambiarsi informazioni a distanza. Ricordiamo, per esempio, alcuni romanzi di H.G. Wells, Il risveglio del dormiente, oppure lo stesso Giulio Verne. E poi in realtà questo non è avvenuto. Nella realtà la mobilità ha continuato a crescere anche al crescere dello scambio informativo a distanza. Perché questa cosa? Beh, diciamo che ci sono alcuni studi che hanno approfondito questa evenienza e hanno riportato tutti che in realtà esistono più motivi per cui l'evoluzione della tecnologia informativa incoraggia gli spostamenti che non motivi per cui li scoraggia. Per esempio, e raggruppiamoli in due tipologie, perché cresce la mobilità al crescere dell'interazione nel mondo digitale? Un primo elemento è la limitazione della tecnologia dell'informazione che ancora tutt'oggi, con dei grandissimi progressi, come vedete, sono anche io qui. Nel mondo tecnologico, però non è ancora atta a soddisfare completamente i desideri dell'uomo. Alcune cose ritengono indispensabile la presenza fisica, non posso andare a tagliarmi i capelli, per esempio, senza essere nel mondo fisico. A volte gli affetti, i rapporti interpersonali devono essere fisici.
fisici. Alcune volte la tecnologia ha dei limiti, per esempio capacità della rete, eccetera. Altre esperienze presuppongono il viaggio, il spostamento, per esempio attività di turismo, no? Di visita, di divertimento. Però poi ci sono anche un gruppo di elementi per cui la tecnologia dell'informazione incoraggia la mobilità. Per esempio, il metaverso può ridurre molto il costo dei trasporti e quindi incoraggiare ad usarli. Poi stimola, per esempio, direttamente degli spostamenti, entrando in contatto nel metaverso con delle persone e quindi aumentando le mie relazioni sociali posso avere più motivi per andarle poi a trovare fisicamente. Non parliamo dell'e-commerce, no? Come viene stimolato dalle pratiche digitali, quindi il metaverso ovviamente si rivolge moltissimo a questa possibilità di business. E poi un'altra questione un po' più urbanistica, l'uso del suolo. Il metaverso può favorire delle collocazioni delle persone, delle abitazioni in maniera più sparsa e quindi aumentare indirettamente la necessità di muoversi per collegarsi, quindi non concentrarsi nelle megacity, ma lavorare o interagire a distanza. Poi ci sono anche degli elementi per cui la mobilità può decrescere a causa dell'arrivo del metaverso, per esempio quando io posso fare una cosa più facilmente a distanza nel metaverso, fare un certificato, oppure quando mi tiene occupato e quindi mi impedisce di spostarmi. Oppure quando è un'attività che fatta nel metaverso diventa meno cara, meno difficile, meno pericolosa. E infine una cosa che ci sta molto a cuore, il metaverso potrebbe dare un impulso molto forte a quei sistemi di mobilità condivisa e fluida che oggi conosciamo come mobility as a service, cioè l'idea di non avere più mezzi di trasporto di proprietà, ma di usare servizi e attraverso il metaverso può realizzarsi quello che manca oggi, cioè la possibilità di organizzare, pianificare e fruire il viaggio in maniera fluida. Per tutti questi motivi io direi che non sappiamo che cosa succederà. Ho capito Mario, interessante. Quindi sostanzialmente stiamo dicendo che non soltanto l'avvento del metaverso e della realtà virtuale non dovrebbe cancellare, tra virgolette, la mobilità, ma anzi potrebbe diventare un moltiplicatore di mobilità. Stai dicendo questo, giusto? Perché da quello che stai dicendo è interessante. Ora, sempre lo stesso sondaggio, molto interessante, abbiamo visto a inizio della giornata, ho notato che ben il 24% degli intervistati ritiene che il maggior impatto potrà essere nel settore del turismo, nel settore della mobilità e delle smart city. Tu come la vedi da questo punto di vista? Sì, effettivamente ci sono questi fenomeni in atto. Per esempio nella produzione industriale e nella manutenzione sia dei mezzi di trasporto che anche delle infrastrutture, il metaverso sta diventando qualcosa di importante grazie sostanzialmente ai cosiddetti digital twins, cioè i gemelli digitali di elementi reali che vengono creati nell'ambiente virtuale. Posso ricreare la mia fabbrica, posso sperimentarla, posso aggiustarmi i guasti, posso anche effettuare l'aggiornamento, la formazione delle persone che ci lavorano per costruire il mio treno, per costruire la mia automobile o per costruire il mio binario. In realtà in questo momento il metaverso è molto orientato a sfruttare la possibilità di vendere, no? Di fare marketing e vendita dentro l'ambiente virtuale. Il settore automotive, con le maggiori marche di automobili che conoscete, si è già portato molto avanti da questo punto di vista. L'idea è di avere delle showroom virtuali in cui il cliente potenziale può interagire con il produttore, può provare il veicolo, può fare anche dei test di guida virtuale effettivamente, o interagire con delle entità che sono magari intelligenze artificiali che fanno il ruolo di agenti di vendita. E poi può anche acquistare, fare dei contratti. Attraverso gli NFT e quindi la tecnologia blockchain sarà possibile, anzi è già possibile, effettuare contratti, accordi in maniera molto sicura e molto comoda e semplice
in un ambiente di metaverso. Poi c'è un altro elemento interessante, che è l'assistenza alla guida, sia nei veicoli di trasporto individuale che di trasporto collettivo. La realtà aumentata può aiutare moltissimo, già abbiamo tantissime applicazioni, già nelle nostre automobili lo potete vedere, si può arrivare a ricreare un ambiente 3D virtuale intorno al veicolo per poter prevenire per esempio incidenti, aumentare la sicurezza, eccetera, eccetera. E l'ultimo elemento che mi sento di citare è la possibilità dell'informazione e dell'intrattenimento a bordo dei viaggiatori. Si può pensare che con dei visori o con delle strumentazioni durante il viaggio ci si immerga in un mondo di intrattenimento, oppure si prenda le informazioni come se si fosse dentro un internet a 3D, ma probabilmente questa cosa prenderà molto più piede quando ci sarà la guida autonoma, in quanto non è impensabile che un guidatore entri nel metaverso e poi, diciamo così, si schianti sopra un muro. C'è un elemento critico. L'elemento critico è sostanzialmente il fatto che in questo momento abbiamo tanti proto-metaversi, siamo in una fase di avvio, di costruzione, le tecniche dei gemelli digitali non sono consolidate, i visori, le attrezzature non sono ancora standardizzate e quindi siamo in un momento di formazione del nuovo futuro. Sì, grazie Mario, interessantissimo. Anche noi, come nel Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile, come Ferrovie, stiamo lavorando su questi nuovi sistemi anche di smart guida, sia con la controllata ANAS, che come sapete è una delle società del gruppo, ma anche con RFI, che sta portando avanti sistemi molto simili a quelli che sono il controllo del traffico, in modo anche utilizzando sistemi tecnologici all'avanguardia. Quindi diciamo, non tanto annullamento della mobilità, ma cambiamento radicale. Quindi dobbiamo aspettarci, secondo Ferrovie, un cambiamento importante nel modo di viaggiare, quindi un cambiamento nel rapporto tra viaggiatori e chi li fa viaggiare. Quindi anche lì il 90% delle persone, ho visto, è comunque interessato a provare un viaggio in un mondo virtuale, nel metaverso. Come potrebbe essere quindi un viaggio in questo ambito dal punto di vista nostro, di Ferrovie, Mario? Beh, diciamo che potrebbe essere una vera sorpresa, potremmo sorprenderci a fare un viaggio. Cerchiamo di raccontare quello che ci siamo detti anche in questi mesi, come potrebbe essere l'evoluzione, perché di considerazioni ne facciamo tante. Sì, diciamo che intanto possiamo tener conto di una cosa interessante, che è l'evoluzione della domanda di mobilità che c'è stata dopo lo sfortunato periodo del Covid, dove tutti sanno c'è stato un momento di stasi, poi di decremento degli spostamenti, un maggior uso delle tecnologie informatiche per interagire, e ora stiamo recuperando. C'è una differenza che è rimasta, diciamo, l'eredità della pandemia ha prodotto sostanzialmente il fatto che gli spostamenti per lavoro sono un po' diminuiti, perché anche le aziende si sono rese conto dell'economicità e della possibilità di interagire attraverso il digitale, e sono quindi proporzionalmente, anche se non è detto in maniera assoluta, aumentati gli spostamenti per piacere e per turismo. Questo è un punto da tenere presente quando si cerca di immaginare che cosa, diciamo, potrebbe succedere a breve. Abbiamo detto che probabilmente, con tutta probabilità, la mobilità non diminuirà. Il metaverso quindi non la ucciderà, però integrerà le dinamiche di viaggio per creare un viaggio nuovo. Un viaggio nuovo potrebbe avere alcuni step. Per esempio, prima di partire, visitare preventivamente una destinazione, per sceglierla magari, per vedere com'è, per capire cosa si potrebbe fare una volta arrivati, sia nel caso si tratti di un viaggio di piacere che di lavoro. La ricerca e la programmazione del viaggio, che oggi magari faticosamente cerchiamo di fare anche via internet, potrebbe essere molto più fluida nel metaverso. Gli agenti di viaggio
con l'intelligenza artificiale ci potrebbero aiutare, si potrebbe provare per esempio virtualmente a scegliere il posto a sedere. Io la vedo sempre dal punto di vista un po' del treno, del mezzo pubblico, provare come funziona il vagone ristorante o cose del genere. Dopodiché si potrebbe acquistare il viaggio attraverso, abbiamo detto, MTF e blockchain, tecnologie ormai consolidate, ma quello che veramente, secondo me, potrebbe cambiare il viaggio è la fluidificazione. Attualmente, teniamo presente, sappiamo tutti che l'80% circa dei viaggi vengono fatti in automobile o con un mezzo individuale, che sappiamo è meno sostenibile dei mezzi collettivi per una serie di motivi. Quando noi scegliamo un mezzo individuale, lo scegliamo perché è fluido, perché ci riesce a portare dall'origine alla destinazione che ci interessa in maniera continua. Il mezzo collettivo, ma anche il mezzo attivo, come la bicicletta, i piedi, che possono avere delle gittate molto brevi, richiedono sempre dei cambi, delle integrazioni. Facendo una programmazione e avendo la possibilità anche durante il viaggio di immergersi in un metaverso per poter scegliere le opzioni, il viaggio potrebbe diventare più fluido e quindi la mobilità potrebbe diventare più collettiva, e più collettiva o condivisa vuol dire più sostenibile. Infine, un'esperienza, diciamo, per il viaggiatore potrebbe essere il viaggio nel viaggio. Alcuni studi hanno rivelato che il tempo che noi spendiamo durante un viaggio ha un valore molto alto, pari per esempio a un prime time televisivo. Ecco, con un metaverso a disposizione noi potremmo prendere il tempo di viaggio e farlo diventare molto più attrattivo, non solo in termini di intrattenimento, no? Non è soltanto l'idea di vedere un film o andare su internet durante un viaggio, ma ad esempio, per esempio, fare delle attività connesse col viaggio. Ne cito una o due: la visita virtuale di alcune parti delle destinazioni. Sto andando in un posto, comincio a vedere com'è e dove, come mi posso muovere. Questo sempre grazie al metaverso e alla realtà virtuale o tecniche di questo genere. Un'altra cosa interessante è: io attraverso un territorio vedo una cosa attrattiva del territorio, per esempio un borgo che si affaccia su una linea ferroviaria, io sto passando ad alta velocità, mi piacerebbe sapere cos'è quel borgo, fare una visita virtuale, lo potrei fare entrando nel metaverso. E infine, quello che io potrei dire, oltre al viaggio nel viaggio, potrei chiamare un viaggio senza tempo, perché il metaverso non è limitato nel tempo, oltre che nello spazio, e quindi io posso visitare il luogo presso il quale sono diretto anche in un modo diacronico, visitandolo nel passato o nel futuro probabile. Interessante, io non so voi, ma queste cose sta dicendo Maria adesso mi affascinano molto, no? Mi vengono in mente due cose. La prima, attualmente per comprare un biglietto dell'alta velocità in treno andiamo sul sito Trenitalia, clicchiamo quei due o tre pulsanti e quindi ci possiamo al limite scegliere un posto. In un prossimo futuro magari sarà possibile entrare direttamente nella carrozza virtuale, vedere qual è il posto che scegliamo, la comodità, magari anche la presenza di altri avatar nella stessa carrozza, in cui possiamo scegliere, perché no, se sederci accanto oppure mettersi più lontano, insomma dare la possibilità di avere una possibilità di scelta anche diversa. Quindi questo è interessante. L'altro aspetto è l'ultimo che ha detto Mario, quello di poter viaggiare non soltanto nello spazio ma anche nel tempo. Quindi mi veniva in mente adesso mentre parlavi la possibilità, non so, mentre siamo sulla direttissima tra Firenze e Roma, passiamo vicino ad Orvieto, avete presente la rocca di Orvieto lì vicino, quindi avere la possibilità di, perché no, visionare la città, entrare nell'ambito anche spaziale di Orvieto e magari tornando indietro anche nel tempo, quindi viverla nel 1300, nel 1400, anche in riferimento a qualche episodio particolare, quindi sfruttare il momento del viaggio anche per fare delle esperienze interessanti in ambito storico e turistico. E questi sono due aspetti veramente molto molto affascinanti che secondo me, se trovano una loro applicazione, potrebbero veramente cambiare, questo sì, il modo di viaggiare. Quindi io ringrazio Mario che è intervenuto.
Due considerazioni velocissime sul fatto che non esiste progresso se la tecnologia non è poi accessibile per tutti, questo è un altro aspetto, e la nuova tecnologia, ultima considerazione finale, quindi dovrebbe migliorare la vita, non diventare la vita stessa. Assolutamente grazie. Sì, faccio un applauso, grazie. Ringraziamo per essere stato qui con noi Luca Beicastrini, coordinamento Ferrovie dello Stato. Grazie mille, grazie. Grazie, grazie naturalmente anche a Mario Tartaglia, esatto, che si è collegato in forma, diciamo, avatar, abbiamo visto.